Allora, Stefano Santero, quest'anno riparti nel campionato italiano due ruote motrici con una nuova macchina e un nuovo copilota. Che cosa ti aspetti? Sì, un 2023 di rivoluzione, perché sia un navigatore nuovo e anche un team dietro totalmente nuovo e una vettura completamente diversa. Siamo passati dalla Peugeot alla Renault e abbiamo fatto una gara test e direi che è andata molto bene, il feeling c'è, sicuramente sarà da affinare, però quello viene gara dopo gara. Dai, ci aspettiamo dopo un anno di esperienza nel campionato italiano, ci aspettiamo una stagione in crescita e sicuramente ci sono tantissimi iscritti molto impegnativi, però daremo il massimo. Però dopo la prima gara al Ciocco ci sarà Alba, quindi sarà in casa e quindi potrai fare bene. Sì, quest'anno diciamo che il calendario è un po' a nostro favore, perché comunque andiamo a affrontare il Ciocco che è stato già fatto l'anno scorso, poi la seconda gara è il rally di casa qui ad Alba e poi andiamo in Sicilia a Tragatore, dove già l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo risultato. Fabio Grimaldi, equipaggio nuovo, ma l'esperienza dalla tua nel campionato italiano, che stagione ti aspetti? Beh, innanzitutto sono in primis molto contento di correre con Stefano, facciamo l'equipaggio Langhetto, almeno siamo contenti, siamo tutti e due del mestiere del vino, almeno facciamo anche la sfida di chi è più bravo a fare il vino, e a parte gli scherzi, dai, sono contento e speriamo di fare una bella stagione. Secondo me Stefano è molto meritevole, quindi via, avanti tutta. Ovviamente Alba, che è la nostra gara di casa, la conosciamo entrambi tutti bene e poi diciamo speriamo di far bene in tutte, via dai, io dalla mia parte cerco di consigliarmi tutto cosa so sulle gare che ho già effettuato tanti anni di fila e vediamo di far funzionare anche tutto.